parte dal circuito internazionale di Viterbo il progetto Più giovani e più sicuri, organizzato dalla provincia di Viterbo e rivolto a 250 studenti delle scuole medie superiori di Viterbo e Montefiascone, con lo scopo di prevenire ed educare i ragazzi sulla sicurezza stradale. Siamo con l'istruttore Gianluca Galdani della scuola 4 Wheels, stiamo per fare una simulazione sul circuito. In cosa consiste? Dunque, noi in questo momento proviamo una frenata d'emergenza che faremo a 50 km all'ora e l'allievo, in questo caso Alessio, dovrà frenare con la massima forza possibile e cercare di frenare la macchina nel migliore dei modi. I risultati li vediamo da un computerino che abbiamo qua davanti, che ci dà un risultato che sia oggettivo e non invece un giudizio mio personale, basta. Allora, quando si libera la strada, prima, seconda, poi 50 km all'ora di velocità e provi a fare una frenata a soglia di funzionamento dell'ABS. Ok. Prima, seconda, le due mani sul volante, così va bene. Per me puoi andare. Vai, di più. Ok. Bene, allora in questo caso la frenata, ora intanto possiamo ripartire. La frenata è venuta bene nella seconda parte, la prima non hai sentito l'ABS funzionare, ok? Ci siamo fermati in 10,70 m e per cui ora proviamo al ritorno a fare un pochettino meglio, andando ancora più decisi sul freno nella prima parte della frenata. Questa volta andiamo giù 70 km all'ora di velocità, ok? Così vediamo la differenza tra i due spazi di frenata. Bene, possiamo andare, accelera e parti proprio deciso, devi accelerare a fondo. Vai ancora, giù tutto il gas, due mani lì. Vai Alessio, vai, ancora, frena forte, di più. Ok, bene, allora la frenata questa volta è venuta bene, ci siamo fermati in 22,30 m, prima erano 10,70 m, per cui abbiamo impiegato esattamente il doppio come più o meno avevamo ipotizzato. Bene, bravo Alessio. Grazie. Si è appena conclusa la simulazione di frenata, che cosa hai provato nel farla? Oddio, non averlo mai fatto, nemmeno su strada, pure se è simulata ti mette molta ansia, via. Un po' agitato so, comunque sia. Secondo te qual è l'utilità di questo corso? Beh, serve perché se ci può capitare veramente durante il giorno o quando andiamo con la macchina è utile, perché avendo preso da poco la patente non siamo ancora in grado di guidare molto bene, via. Hai appena fatto la prova di simulazione, com'è andata? È andato bene. Hai avuto paura? No. Secondo te qual è l'utilità di questo corso? Beh, ci prepara un po' alle situazioni che possiamo incontrare su strada, che diciamo è importante conoscere. Per te in cosa consiste la sicurezza stradale? Beh, è un valore importante che magari solo con la scuola guida diciamo non siamo pronti ad affrontare, mentre con questi corsi diciamo ci appunto insegnano cos'è l'importanza. Siamo con Davide, 21 anni, hai appena fatto la prova di simulazione, cosa hai provato? Beh, un'esperienza certamente unica, è la prima volta che provo queste cose. C'è un po' di tensione vista la velocità, però tutto sommato me la sono cavata bene. Secondo te questo corso è utile? Ma sì, si insegna tante cose, soprattutto le regole nella strada, anche con l'aiuto della polizia, ci hanno spiegato come fare, come seguire le regole, insomma. Ti sei trovato ad affrontare delle situazioni nella vita reale come quelle di oggi? Per fortuna no, però se dovesse capitare con questo corso sicuramente qualcosa saprò fare. Grazie.
Siamo con Daniel, 19 anni, hai da poco preso la patente e oggi hai fatto questa prova di simulazione. Com'è andata e che secondo te è utile questo corso? Beh, io direi che è molto utile, anche se è stata la mia prima esperienza, cioè non avevo mai provato a vedere a che limiti poteva arrivare la frenata della mia macchina e sicuramente adesso starò più attento e saprò come comportarmi in certe situazioni. È andata bene la prova? Beh, un po' di affanno inizialmente, però sì, cioè, c'è sempre un po' di emozione nel provare queste cose. Hai avuto paura nel provare le frenate, il test a coda? Beh, solo con il pensiero sì, ma una volta che stavo al volante non ho avuto alcun problema. Allora Luca, 19 anni, hai appena fatto la prova di simulazione della frenata, com'è andata? Ma mi hanno detto che è andata bene, ho fatto 21 metri, buono, bella esperienza. E secondo te è utile questo corso? Beh sì, è che ti permette di provare situazioni che magari in strada non ti trovi tutti i giorni. Per te in cosa consiste la sicurezza stradale? La sicurezza stradale è importante perché comunque cioè, quando siamo in strada rischiamo sempre la vita. Sei un guidatore attento? Cerco di fare al meglio. Siamo con Paolo, un altro istruttore della scuola 4 Wheels, stiamo per fare la prova di simulazione del test a coda, ci puoi spiegare in cosa consiste? Allora, questa prova qui è una prova che serve per far vedere all'allievo quanto può essere pericoloso in caso di fondo innevato, ghiacciato, fango, pioggia. Allora, la macchina, facciamo una prova a circa 40 km orari, dove andremo a passare sul telo bagnato che praticamente ha un coefficiente di attrito quasi a zero, come se fosse con la neve, e la macchina anche a bassa velocità la macchina partirà di traverso. Questo step qui è soltanto per far capire ai ragazzi come può essere pericoloso anche a 40 km orari, perché la macchina la possiamo anche riprendere, però lo possiamo soltanto fare nella fase di uno step successivo di un corso. Vai ora. Quindi la cosa più importante, ragazzi, è che sul bagnato o sulla neve o sul fango la cosa più importante da fare è sempre rispettare i limiti di velocità e non azzardare mai a fare cose strane se uno non le sa fare, perché fino a che siamo in pista qua non può succedere assolutissimamente niente, però quando siamo sulla strada purtroppo può attraversare una macchina, un camion, un pullman o anche semplicemente un pedone, e se avete visto a 40 km orari quello che può succedere. Se aumentiamo la velocità, aumentando la velocità gli spazi di frenata quindi quadruplicano e noi andiamo a fermarci veramente molto più lontano. Allora Lorenzo, hai appena fatto la simulazione del test a coda, com'è andata? È andata bene, un'esperienza nuova perché non l'avevo mai provata e è servita insomma. Hai avuto paura nel farla? No, perché c'era l'istruttore, quindi ero tranquillo insomma.
Perché hai deciso di prendere parte a questo corso? Perché era, come ho già detto, un'esperienza nuova e penso che possa servire. In che modo è utile? Più che altro fa capire come anche nelle situazioni che possono intercorrere nella vita quotidiana, quindi banali, come già una velocità qui nel test di 40 km orari possano succedere delle cose, insomma, che uno non si aspetta, come testa coda, e che possono appunto far sì che ci siano difficoltà, appunto, anche gravi, perché in conto qui in pista, in conto in una strada con alberi e altre auto che possono. Siamo con Eleonora, 19 anni, sei stata una delle poche ragazze coraggiose a fare la prova di simulazione del testa coda, com'è andata? Molto bene, anche perché mi interessa molto il corso di guida sicura, perché mi piacerebbe fare anche un corso di stuntman e non so che dire. Hai avuto paura nel farlo? No, assolutamente no. Proprio mi piace, infatti mi sono buttata subito per prima in modo che almeno riuscivo a vivere questa emozione. Mi piace proprio tanto. Che cosa ti ha lasciato questo corso? Ma sicuramente riuscirò anche quando magari si guida da solo a capire come devi fare per frenare e anche per una cultura propria, anche devi stare attenta quando magari hai persone nella tua macchina, come ti devi comportare. Per te che cosa vuol dire guidare sicuri? Riuscire a capire che la strada non è tutta tua, quindi ci sono altri pericoli dove delle volte ci si può anche morire con alcuni incidenti.